benvenuti. Oggi è sabato 1 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.25. La luna sorge alle 7.26 e cala alle 22.30. Oggi si celebra Santa Ester. Il nome Ester ha origine ebraica e significa stella. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il rosso, la pietra il rubino, il metallo il rame. Si sente spesso dire che per sbiancare i denti può essere utile usare il bicarbonato di sodio al posto del dentifricio, versando in un bicchiere un cucchiaio di bicarbonato e aggiungendo una piccola quantità di acqua. Sebbene possa sembrare un trucco economico e naturale, usare il bicarbonato può portare a problemi spiacevoli. Esagerando, rischiamo di incorrere in sanguinamenti gengivali, ipersensibilità dentale e alterazione della flora batterica della bocca. Insomma, potremmo finire con una bocca meno sana di prima. Sappiate che esistono delle alternative senza rischi. Un esempio? I filtri su Instagram. Buon 56esimo compleanno a Pamela Anderson, la bambina più famosa della televisione. Nata in Canada negli anni 90, è entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie alla serie Baywatch, tanto da diventare ospite fissa delle copertine di Playboy. Da ragazza a lanciarla è stato uno strano episodio. Inquadrata durante una partita di football, ha ottenuto una tale ovazione che una ditta le ha proposto un contratto da testimonial. Auguri anche alla criminologa Roberta Bruzzone, che compie oggi 50 anni. È nota per il suo coinvolgimento nel caso del delitto di Avetrana, come consulente della difesa di Michele Misseri. È stata consulente in altri casi di cronaca nera, come la strage di Erba. È stata autrice e conduttrice di programmi televisivi come Donne Mortali, oltre ad essere opinionista di Ballando con le Stelle. Spegne oggi 71 candeline Danny Aykroyd, uno dei Blues Brothers. Anche lui canadese ha raggiunto la fama mondiale in coppia con John Belushi. I due hanno debuttato come comici per poi sfondare grazie al leggendario film musicale del 1980 con i loro inconfondibili completi neri e occhiali da sole. Da lì la nascita della Blues Brothers Band, che scalerà le classifiche di vendita. Morto Belushi per overdose nell'82, Aykroyd si è dedicato quasi esclusivamente al cinema. Oggi farebbe inorridire qualsiasi ragazzo al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori digitali. Eppure, quando quel 1 luglio del 1979 la Sony lanciò nei negozi il Walkman, un mangiacassette con le cuffie, rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. La margherita è un fiore che simboleggia la semplicità. Si narra che abbia facoltà profetiche, infatti gli innamorati la sfogliano per sapere se il loro amore è ricambiato. Si regala per chiedere certezze amorose. Amanti dello zodiaco, preparatevi ai consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Baldanzosa è la luna in Sagittario, allegra, che movimenta tutto lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. Ecco, finalmente la prima bella vera giornata della settimana. Godetevi questo weekend che sarà all'insegna degli affetti e delle cose risolte. Toro. Giornata oggi che vi rilassa un po', proprio perché la luna smette di essere opposta, non vi dà più tensioni. Oggi è una giornata da dedicare al benessere psicofisico, all'alimentazione, alla cura familiare e allo stare in intimità con il partner. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna d'opposizione. Oggi non sarete particolarmente brillanti d'umore come al solito, ma troverete il tempo e la voglia di stare un po' in famiglia. Qualora laddove preferiste, una gita fuori porto in campagna potrebbe essere il toccasana, ma nella pace e nella tranquillità, senza mondanità per una volta. Cancro. Splendida è la giornata di oggi, proprio perché Saturno vi vuole sempre più forti, certi e sicuri. In amore i sogni stanno diventando delle belle realtà, coltivateli e viveteli fino in fondo. Leone, giornata molto interessante oggi, visto che la luna è tutta dalla vostra parte e farà brillare Marte e Venere nei vostri gradi. Bellissimi, affascinantissimi, che ne direste di un po' di sociale? Mano nella mano con il partner, chiaramente. Vai!
Vergine, giornata oggi che apre una quadratura della Luna. Un calo d'umore, forse anche d'energia, siete un po' spossati per aver dovuto organizzare e riorganizzare tutto, ma c'erano delle scadenze, delle priorità lavorative che andavano sicuramente affrontate. Oggi vi si raccomanda di stare un po' in famiglia e di non strafare troppo, il relax sarà importantissimo. Bilancia, giornata che vede un dinamismo della Luna che arriva dal Sagittario che muore dalla voglia di farvi uscire dal guscio. Bene, cedete un po' le armi e soprattutto dichiarate che la persona che sta facendo di tutto per conquistarvi in fondo vi piace molto. Scorpione, una giornata anche questa molto valida. La Luna oggi si fa un po' più oggettiva e dopo i bagordi di un inizio weekend potreste dedicarvi a qualcosa che ha a che fare con la casa o di più oggettivo. Le finanze vanno assolutamente tenute a bada. Sagittario, Luna ospite da voi oggi che rende lo zodiaco assolutamente vitale, generoso, ridanciano. Ebbene, oggi questa Luna vi porterà all'estate con l'umore giusto. Ora siete dentro la vostra nuova stagione, godetevela. Capricorno, una luna oggi molto emotiva, pensierosa, forse anche voi avete ammesso a voi stessi che qualche sentimento dentro di voi si è fatto strada. Ebbene, non sarebbe il caso pure di farlo sapere all'altra persona? Acquario, amica è la luna in Sagittario e oggi l'amicizia, gli affetti e tutto quello che comportano le affinità elettive e nuovi incontri saranno assolutamente benedetti dalle stelle. Idee nuove per quello che riguarda il lavoro e in amore, beh, siete i soliti monelli. Pesci. La giornata di oggi prevede la luna in quadratura, quindi una battuta un po' d'arresto e certe insicurezze che sembrano un po' tornare. Probabilmente oggi è il caso di discutere col partner di ciò che vi fa sentire ancora insicuri, anche se non ne avete motivo, perché state vivendo un periodo di grazia planetaria. A fare ricorso per primi a quelle tre lettere furono i tedeschi, il 1 luglio del 1905. Il segnale di soccorso SOS rispetto ai predecessori risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse. Tre punti, tre linee, tre punti. E quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. In inglese si dice "Don't cast your pearls before swine", che in italiano significa "non dare perle ai porci". Anche se potrebbe sembrare strano, questa frase proviene dal Vangelo, pronunciata da Gesù ai suoi discepoli. Il significato del messaggio era chiaro: non sprecate le vostre energie con persone che non vi ascoltano, che non sono in grado o non vogliono capirvi. Insomma, indica uno spreco di risorse quando i destinatari non sono degni di riceverle. Non resta che accomodarsi sul divano e rivedere tutte le puntate dell'Almanacco e tanto altro su YouTube al canale Sicilia Play. Il matto di oggi è il pittore Carlo Zinelli. A 20 anni viene chiamato per il servizio militare a Trento e poi si unisce alla guerra civile in Spagna. Purtroppo, dopo appena 2 mesi, iniziano a manifestarsi segni di disturbi mentali, come manie di persecuzione e deliri. Nonostante le difficoltà, Carlo cerca di ritornare alla sua vita normale, passando da ospedale a ospedale, tra terapie, elettroshock e periodi di isolamento, fino a quando nel 1947 viene internato nel manicomio di Verona. Dopo alcuni anni la sua vena artistica ritorna e lo salva. Dedica 8 ore al giorno all'arte, al disegno e al colore. Le sue opere ammontano a quasi 2000 dipinti. Ci salutiamo con la frase del giorno: siamo in missione per conto di Dio. Arrivederci, a domani. Un bacio, buona giornata dalla vostra Naomi.